ancia fa ossessione per Marino, la carina. Ossessione? Marino. Fedeina, là. Ci siamo. Amici sportivi, buongiorno, è Gianni Rinaldi che vi parla dai microfoni di Mediacentro TV per raccontarvi di la gara valevole per la 28esima di campionato di Serie D Girone G Cassino Nocerina. Fanno il loro ingresso in campo, la terna arbitrale, seguito dai calciatori. Intanto vediamo le formazioni che scenderanno in campo per la Nocerina: Bolzone, Vecchione, Morero, Dammacco, De Achite, Dionita, Esposito, Fois, Saporito, El Baccataqui e Sorgente. A disposizione il signor Cavallaro Giovanni, allenatore della Nocerina, Castaldo in prota Petito, Totaro Pisani e Martinelli. Il Cassino invece schiera del giudice Vicascia Di Camato, Gillo Vitello, Tomassi, Orlando Lucchesi, Giacomo D'Arbor e Cocorocchio. A disposizione il signor Alessandro Grossi, allenatore del Cassino, della Pietra Carcione Cavaliere, Miele Raucci, Lombardo, Bosva, Maini e Del Vecchio. Arbitra il signor Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo, coadiuvato dai signori Stefano Kossovic e Andrea Pacifici della sezione di Arezzo. I giocatori stanno in campo, i soliti convenevoli a chi deve scegliere il campo. Intanto vi diciamo che il Cassino è schierato con una divisa interamente bianca, mentre la Nocerina con la tradizionale casacca rossonera, pantaloncini neri e calzettoni neri. È tutto pronto per dare inizio a questa gara che, diciamoci con molta franchezza, la Nocerina, che è impossibile che possa vincere il campionato, a 45 punti, quindi zona tranquilla per il campionato prossimo, raggiunto la salvezza quasi matematica, mentre il Cassino, con 33 punti, una partita in meno e 7 da giocare, deve arrivare appunto a quota 40-41. Speriamo di assistere a una bella gara, giornata più che primaverile, quasi estiva, e si gioca alle 16, in quanto c'è il nuovo orario. Tutto è pronto, dicevamo, fra qualche istante il signor Cerbasi fischierà l'inizio della gara ed ecco che la gara è iniziata. È il Cassino in possesso di palla, ma Cocorocchio respinge un centrocampista della Nocerina, palla che va fuori, fallo laterale, quindi primo fallo laterale a favore della Nocerina. Nocerina che ha trascorsi veramente notevoli in campionati più impegnativi e che quindi sta programmando per il futuro, evidentemente, dopo questo campionato del tutto tranquillo. Manovra Picascio per il Cassino, preferisce la palla Lucchese, in quanto oggi gioca da centrale difensivo, visto e considerato che il Carcione è affetto da un infortunio. Ed eccolo, prima possibilità per il Cassino, non riesce alla rovesciata di Giglio. Lucchese avanza per la piazza, si affida a D'Arbor per Tomassi punta sull'avversario, perde palla. C'è una punizione ordinata dal signor Cerbasi per fallo di mano. Se ne incarica il numero 16, si tratta di Esposito. All'indietro per Saporito, manovra il numero 6 Dionida. Ancora la Nocerina, Cocorocchio, Tomassi, ricamato di testa, D'Arbor,
ritmo abbastanza blando, ma sono i primi minuti che si sa che le squadre si studiano per poi accelerare evidentemente il ritmo. Tentativo di entrata in aria da parte di un giocatore della Nocerina che è pressato da un difensore del Cassino, fallo laterale a favore dei i rossoneri della Nocerina. Punizione, si è aiutato con la mano l'esterno destro della Nocerina, quindi punizione a favore del Cassino. Picascia per del giudice che gli restituisce la sfera, avanza per la piede Picascia, si libera dall'avversario, salta ancora un altro avversario, subisce fallo, dà la regola di vantaggio il Orlando. Cocorocchio, Tomassi, Cocorocchio, Lucchese, Picascia. Vitiello fra due avversari, punizione, guadagna una punizione al limite dell'area, vicino alla bandierina, chiaramente esterna all'area. Dalla sinistra potrebbe essere Picascio palla per, se non andiamo errati, a Orlando. Posizione buona, distanza per Fischia, direttamente in porta, buona la parata di Bolzone che respinge la palla che stagnava al limite della traversa della porta, appunto difesa da Bolzone. Buono il colpo di rene del portiere classe 2000 della Nocerina e primo calcio d'angolo sulla bandierina, sempre calciato, poi tenta una semi rovesciata Cocorocchio. Picascia, poi Darbor per del giudice, buona questa azione del Cassino. Orlando guadagna un fallo laterale. Tomassi. Darbor. Buona la finta. Si appoggia a Picascia. Picascia ricamato. All'indietro per Picascia. Poi allarga il gioco a cercare Tomassi di testa, era la palla abbondantemente uscita fuori e quindi fallo laterale a favore della Nocerina. 5 minuti e 55 secondi del primo tempo qui a Gino Salvetti, 0-0 fra il Cassino e la Nocerina. Daghite, Giglio. Difende la palla Giglio, ricamato per Picascia. Non è del parere di dare il calcio di punizione, controlla la palla, fallo laterale a favore del Cassino. Vitiello, corto il suo passaggio al proprio compagno di squadra, poi è Orlando, guadagna un buon pallone, Picascia, ricamato.
di Giacomo, difende la sfera, ricamato per Cocorocchio, Tomassi, ricamato al centro per Vitiello, Di Giacomo e poi Orlando! Gol del Cassino, porta in vantaggio il Cassino, il giovane Lorenzo Orlando. Porta in vantaggio il Cassino Orlando. Vantaggio per il Cassino, bella l'azione fra ricamato Orlando con una bellissima conclusione del giovane centrocampista Lorenzo Orlando, classe 2001. Scusate. E manovra ancora il Cassino, lo fa con Lucchese, Picascia, riesce comunque a controllare la sfera Tomassi, ancora il Cassino in attacco, perde palla Tomassi, contropiede della Nocerina, Orlando ancora autore della rete di vantaggio per il Cassino, ricamato, Orlando. Lucchese, Cocorocchio, Orlando, Lucchese, Picascia, finta Orlando, perde palla, poi la riguadagna, ma è bravo il numero 10, Dammacco, che subisce fallo e quindi il direttore di gara assegna una punizione a favore della Nocerina. Manovra la Nocerina per linee orizzontali, sempre Dammacco in aria, costringe in tuffo del giudice per non mandare la palla in corner. Bravo Marco. In possesso di palla la Nocerina. Da che te. Lucchese di testa all'indietro per il portiere del giudice. 11 minuti e 20 secondi. 1-0 per il Cassino. Vi ricordiamo che all'ottavo minuto l'ha portato in vantaggio il Cassino Lorenzo Orlando. Buono l'induzione di Giglio, però arriva con un attimo di ritardo e quindi riguadagna la palla la Nocerina direttamente in aria. Dal giudice affida la sfera a Lucchese, Cocorocchio, ancora Lucchese,
Picascia. In vantaggio. Era una punizione su Di Giacomo, su Lucchese, scusate, palla lunga e quindi calcio d'angolo a favore della Nocerina. Un leggero vento a favore della Nocerina, calcio in questo istante, palla che va oltre la traversa della porta difesa dal giovane del giudice. Sulla palla del giudice che riprende, farà riprendere il gioco. Lungo il suo rinvio di testa, buono Giglio. Cocorocchio, Diaghete, bravo questo giovane giocatore della Nocerina. Respinge Di Giacomo. Battuto il fallo laterale. Ancora un fallo laterale a favore della Nocerina. Ancora un fallo laterale a favore della Nocerina. Sotto di un gol la Nocerina sta facendo di tutto per... E adesso un calcio d'angolo. Va bene, per quanto? Sta premendo da qualche minuto la Nocerina per raggiungere calciato di testa. E pareggia la Nocerina. Pareggia la Nocerina. Vediamo chi è stato l'autore direttamente sul calcio d'angolo di testa. Vediamo chi è stato l'autore. Il numero 6, ci dicono, Dionida. Pareggia per la Nocerina Dionida. E quindi nulla di fatto, 1-1 fra il Cassino e la Nocerina. Peccato, perché fino a quel momento il Cassino si stava, non aveva avuto grandi timori di questa Nocerina, che comunque è una squadra formata da elementi di categoria, qualcuno di categoria superiore. Punizione a favore della Nocerina per fallo di Picascia.
in attacco alla Nocerina, autore della rete che si sta distinguendo in questo momento, intercetta un giocatore Cassino, affida la palla a Picascia, ancora Picascia che manovra con Lucchese, Cocorocchio, Tomas, perde palla, Tomas si ferma, l'ingenuità, punizione, a favore del Cassino. Ripartenza rapida degli uomini della Nocerina che mette in difficoltà appunto il Cassino. Cocorocchio. Cocorocchio. Tiro grosso, nulla di fatto. Mando erboso in perfetta, un perfetto ordine. Lucchese respinge di testa, Picascia, ricamato, preferisce appoggiarsi all'indietro per il Di Giacomo, poi Picascia. Picascia allarga il gioco e lo fa su Cocorocchio, avanza Cocorocchio, parla a piede, poi Darbor. All'indietro per Tomassi, Cocorocchio. Picascia riceve Di Giacomo, Orlando per Giglio, salta più alto l'avversario ed eccolo ricamato, Tomassi, cross al centro, punizione a favore della Nocerina. Fallo di ricamato su un avversario. Squadra sorniona, quella della Nocerina, che però non disdegna di proporsi in attacco. Diaghete per il numero 4, Vecchione, Dammacco, Esposito, Diaghete in aria, respinge, poi Picascia ancora in attacco. Ah, è stato bravo questa volta del giudice, una staffilata di Esposito, a momenti piega le mani a del giudice, ma è abilissimo del giudice poi a mandare la palla oltre la traversa. 21esimo del primo tempo, 1-1 fra il Cassino e la Nocerina.
c'era una punizione, ma si è fatto trovare pronto dal giudice per aver spinto un avversario. Nulla di fatto, 1-1 fra il Cassino e la Nucerina. Picascia. Cocorocchio. Picascia. Orlando. Di Giacomo. In attacco ancora. Respinge Cocorocchio, favorisce l'imballo la Nucerina, dal fondo, crossa, centro, poi è bravo Lucchese, a ancora un cross, centro, respinge la difesa del Cassino e va via Tomassi, ancora fortunosa, da lontano, da Macco, cerca di sorprendere del giudice, ma è bravo il portierino del Cassino che si fa trovare pronto sulla traiettoria insidiosa di Dammacco. Vitiello. Corner a favore del Cassino. Sulla bandierina, se non andiamo errati, è Di Giacomo, cross al centro, lungo il cross, Tomassi, cross al centro, raccoglie il numero 10, Dammacco, presente in ogni zona del campo. Preferisce Orlando ad appoggiare la palla all'indietro, poi Darbor, ancora Orlando. Di Giacomo. Giglio. Darbor di testa, va in aria Tomassi e spara alto sulla traversa della porta, difesa dal portiere Balzone della Nucerina. Tiro potente ma fuori obiettivo. C'è un giocatore a terra, lamenta crampi. Si tratta di Sorgente e c'è la sostituzione, dovrebbe andare il numero 17 Petito al posto di Sorgente. Petito, classe 2002. Sostituzione per la Nucerina, esce con numero 99 Sorgente, sostituito dal numero 17 Petito. Prima sostituzione nelle file della Nucerina.
27 minuti trascorsi 1-1 fra il Cassino e la Nocerina. Diakité guadagna un fallo laterale. Palla che va sul fondo, si riprende con del giudice, palla in movimento, bisogna ripetere. Lucchese, Picaccia Lucchese. Viene anticipato ed eccolo il numero 10, veloce, nuovo entrato Petito. Punizione a favore della Nocerina. Punizione a favore della squadra campana da circa 30 metri, diciamo di meno, qualcosa di meno. Comunque, dispone la barriera l'arbitro, il signor Cerbasi. Fischia direttore di gara, lungo, e la barriera respinge la schiena. Vabbè, calcio d'angolo a favore della Nocerina per un cattivo controllo della palla da parte di Orlando. Colpo di testa. Ancora pericolo per la porta difesa da del giudice. E siamo giunti al 30esimo, 15 minuti alla fine del primo tempo, 1-1 fra il Cassino e la Nocerina. Picaccia, ricamato. Fallo laterale, fallo, scusatemi, c'è una posizione di fuorigioco da parte di Diakité e quindi si riprenderà con una punizione a favore del Cassino, già battuto. Cocorocchio, ricamato, Tomassi. Giglio per Darbor, Darbor dal fondo cerca di crossare, poi Tomassi, questa volta doveva andare in aria, Tomassi è distratto, intercetta, ricamato, poi Darbor salta ancora ricamato, preferisce allargare il gioco su Di Giacomo. Buono il dribbling di Di Giacomo e respinge la difesa della Nocerina.
fallo laterale a favore del Cassino. Battuto, Picascia, Orlando, aveva cominciato alla grande, Orlando si sta perdendo, arrivano pochi palloni da giocare, battuto il fallo laterale, respinge la difesa. Buono il disimpegno di Cocorocchio. Picascia. Lucchese. D'Arbor. Tomassi. Colpo proibito da parte del giocatore Esposito. Viene detraguito dal direttore di gara che non ravvede gli estremi per vince un rimbalzo di testa Giglio Iachetè. Punizione, viene fermato. Battuto. E Vecchione porta la squadra in avanti. D'Ammacco, ancora D'Ammacco, preferisce alleggerire all'indietro. Vecchione, punta sull'avversario, l'esterno destro, cross al centro, Orlando, punizione su Orlando. Tomassi, Giglio, protegge la palla a Giglio, subisce fallo. Ecco cosa ho trovato su. Orlando direttamente in porta, palla che va oltre la traversa della porta difesa da Bolzone. Lucchese per il Cassino. Picascia. D'Arbor avanza palla al piede. Cocorocchio. Vitiello, tentativo di cross al centro. Guadagna un bel pallone D'Arbor.
Macco. Le ripartenze della Nocerina sono micidiali. Di Giacomo, lungo il suo rinvio, facile preda della difesa campana. Ancora la Nocerina in attacco, da Gaetè. Fa manovrare troppo, buono il, ha intercettato Tomassi, palla in fallo laterale, Saporito. Dammacco. Per la Nocerina, Fois. Gaetè, Fois, Dammacco, che tirerà da lontano sicuramente. Palla che scivolata in fallo di fondo, out. 39 minuti trascorsi qui al Gino Salvetti. Ricordiamo che le due squadre sono sulla 1-1. Vi ricordiamo che la rete ha portato in vantaggio per prima Orlando per il Cassino all'ottavo minuto, poi ha pareggiato Dionida al sedicesimo. Darbor, non è, hanno chiesto il rigore i ragazzi del Cassino, fallo di reazione e viene praticamente ammonito Tomassi per fallo di reazione. Aveva subito un fallo prima in aria. Lo ammonisce senza esitazioni. Un solo ammonito nella gara. Di testa respinge Picascia, ancora ad Ammacco. Poi avanza il numero 17, il subentrato Petito. Fuori gioco. Picascia supera l'avversario Orlando, che si è perso, poi aveva cominciato alla grande. Buono il suggerimento per Giglio, che cerca il dialogo con Vitiello, non riesce, comunque ancora in possesso di palla, cross al centro, però è una difesa della Nocerina
e anche te. Tre minuti al termine dei primi 45, 1-1 fra il Cassino e la Nocerina. Cocorocchio subisce fallo. Punizione a favore del Cassino. Battuto Lucchese, Cocorocchio a cercare le punte del Cassino. Anticipa tutti il numero 27, si tratta di Saporito. Riparte la Nocerina. Cocorocchio. D'Arbor per Tomassi. Viene fermato Tomassi. Da Vecchione. Buono il suggerimento per del giudice. Picascio per il Cassino. Lucchese. Un minuto al termine, poi ci sarà il riposo. Vitiello di testa, però anticipa tutti il numero 16 Esposito. Sono stati assegnati due minuti di recupero. Quindi la gara terminerà al 47esimo. Due minuti di recupero. Tomassi. Fallo laterale, fallo del Cassino. Tomassi. Fallo laterale, fallo del Cassino. Battuto, ricamato e va via in contropiede la Nocerina, lo fa con Petito, poi ottima parata di sul tiro di Petito, ottima parata dicevamo di del giudice che non si fa sorprendere. 30 secondi alla fine del primo tempo. Con molta probabilità le due squadre andranno negli spogliatoi sul punteggio fissato di 1-1. Esposito, Vecchione, punizione a favore della Nocerina. Buona questa squadra che aveva iniziato il campionato con qualche problema, però si è rinforzato ed ecco la fine della gara, la fine dei primi 45 minuti, quindi 1-1 fra il Cassino e la Nocerina. Ricordiamo che le reti sono state messe a segno all'ottavo minuto da Orlando per il Cassino con un diagonale bellissimo, imparabile, e poi ha pareggiato al 16esimo sul calcio d'angolo Dionida. Ed è tutto da Gianni Laraldo per questi 45 minuti.
tutti negli spogliatoi per una bibita rinfrescante e noi ci risentiamo fra 15 minuti circa. Vabbè, vado. Fanno il loro reingresso in campo gli atleti che disputeranno il secondo tempo della gara valevole per il campionato di Serie D Girone G nazionale fra Cassino e Nocerina. Il primo tempo è terminato 1-1, vi ricordiamo che le reti sono state messe a segno rispettivamente per il Cassino all'ottavo minuto da Orlando e poi il pareggio da parte al sedicesimo da parte di Dionida. Si stanno schierando in campo i giocatori per riprendere la gara, come dicevamo. La maggior parte degli incontri ed ecco questa volta il Cassino è schierato alla destra dei vostri teleschermi. Primo fallo laterale a favore della Nocerina. Pois di Giacomo, palla che viene intercettata dalla difesa della squadra campana. Vecchione, ancora in possesso di palla il numero 4, si tratta di Dammacco, 14 scusate, Petito. La Fragolese che tenta di aggredire il Cassino, evidentemente gli va stretto il pareggio. Ed ecco, altra grande parata del giudice che toglie la palla direttamente dalla porta destinata ad entrare in rete. Bravo Marco. Ancora una parata sorprendente per il giovanissimo portiere del Cassino. In attacco la Nocerina, evidentemente vuole aggiudicarsi l'intera posta in palio. Subisce il Cassino. È ancora un tentativo di conclusione, palla alta sulla traversa. Entrata in campo del Nocerina con la determinazione evidentemente di chiudere il risultato. Nocerina in classifica generale è al quinto posto con 45 punti, ricamato troppo vicino agli avanti del Cassino. Giacomo. E c'è l'ammunizione, speriamo che sia solo un'ammunizione. Diaghete, sempre molto forte questo ragazzo di colore. Speriamo che riprenda l'assetto giusto il Cassino. E vediamo intanto che si stanno riscaldando alcuni giocatori
vediamo, fra cui il capitano Carcione. Carcione che il mister Grossi ha preferito tenerlo in banchina per un risentimento alla pianta di del piede con un ematoma profondo che ha assorbito quasi totalmente, ma che però ancora c'è. Di testa c'è un calcio d'angolo, c'è stata una deviazione, sta subendo il Cassino. Battuto il calcio d'angolo, c'è un velo da parte di un giocatore, c'è la traversa colpita e poi dal numero 17, si tratta di Petito, e ancora calcio d'angolo. Altro pericolo scampato per il Cassino, poi sventa definitivamente la difesa. Cross al centro, non si chiamano la palla, qualche ingenuità lo stanno commettendo, c'è poca concentrazione evidentemente. Ennesimo calcio d'angolo a favore della Nocerina. El Bakitaqui calcia in questo istante di testa, manca la palla, riesce finalmente a togliere la palla Tomassi, viene fermato a sua volta, devono premere, così che devono fare di testa. Manda la palla ancora la Nocerina, in possesso di palla. Orlando che si è perso, aveva cominciato alla grande a prescindere dal gol. Ancora in attacco la Nocerina. E calcio d'angolo a favore della Nocerina. Sta soffrendo il Cassino in questo istante, in questi 6 minuti. E bene fa il mister Alessandro Grossi a recuperare Carcione in difesa per poi evidentemente mandare in avanti Lucchese. Respinge Ricamato. Squadra ostica quella della Nocerina. Ormai siamo ad un punto del campionato laddove i giocatori si stanno giocando alle riconferme nei vari club e quindi l'impegno è notevole. Ma è sempre un piacere assistere a partite vere. Giglio, manca, poi Ricamato, palla che va fuori, e adesso si procederà al cambio. Tre i cambi del Cassino, vediamo un attimino.
entra Raucci, poi Carcione e Cavaliere. È entrato con il numero 17. Chi è sciolto? Vitello. Vito, vedi chi esce, vedi chi esce. Domenico, bravo! Domenico! Bravo, Domenico! Bravo, bravo! Vitello, Orlando, e chi? E chi? Cavallo! Allora esce il 21, entra il 5. Fanno i loro ingressi in campo per il Castino il capitano Carcione con numero 5, Cavaliere con numero 7 e Raucci con numero 17 al posto di Orlando e Vitiello. Ed è uscito anche Tomasi. Ed ecco, buono, attenzione, e porta il vantaggio di Aghetè. La nocerina era nell'aria, una svista. Porta in vantaggio la nocerina di Aghetè. All'undicesimo del secondo tempo la nocerina in vantaggio. Dicevamo era nell'aria il gol del vantaggio, ci siamo resi subito conto che la nocerina era determinata e ha sorpreso appunto nei primi minuti il Cassino. Picascia, e adesso la partita si è messa in salita per il Cassino. Fallo su Ricamato. Cavaliere, perde palla Ricamato. Va via. Lucchese, come dicevamo appunto, ha guadagnato un uomo a centrocampo, Lucchese, però bellissimo il cross. Poi Ricamato, tentativo di da fuori aria, e resta a terra un giocatore. Vediamo di che cosa e di chi si tratta. Vengono chiamati sanitari dalla panchina della nocerina. Cassino che si è lasciato sorprendere con questo gol di Aghetè. C'è un cambio, 19 Pisani, e
dovrebbe fare il suo ingresso in campo Pisani con numero 19, vediamo forse l'infortunato che è a terra, non sappiamo il numero. C'è un risentimento inguinale. Fallo laterale, Cavaliere. Cassino in attacco. Calcio d'angolo a fuori del Cassino. Chi è? Luman Antonio. Calcio d'angolo e Cavaliere sulla bandierina. Andò. Chi è uscito? 24. Fois. Ischia che non ha sfruttato il Cassino. In attacco ancora. Palla fuori. Altra sostituzione delle file della Nocerina, entra Pisani ed esce Fois. Altro pericolo per la porta di Del Giudice e calcio d'angolo a favore della Nocerina. Libera un difensore del Cassino, altro pericolo. Tiro da lontano che per poco non sorprende Del Giudice. Centrocampo del Cassino inesistente e ancora un attacco e ancora possibilità per la Nocerina che per poco non realizza. Peccato perché è vero che il Cassino ha segnato troppo presto, ma andava amministrato in maniera diversa. Si è ricombattata la Nocerina e chiaramente insomma è riuscita. Ed eccolo Diachete, entra in aria solo all'indietro, poi Picascia riesce a liberare l'aria. Giglio. Fallo laterale a favore del Cassino. Battuto il calcio, il fallo laterale, Giglio, deviazione e palla in calcio d'angolo, conclusione da parte di Giglio,
cavaliere sulla bandierina del calcio d'angolo. Ed ecco un ottimo cross e libera, non vanno a contrastare e hanno tutto il tempo i difensori del Nucerina per liberare l'area. Picascia di Giacomo, perdono palla. Cocorocchio sbriga una intricata matassa in aria. Carcione. Punizione, ammonizione per un giocatore della Nocerina. Punizione sul ricamato. Intanto sono trascorsi 20 minuti del secondo tempo, ricordiamo che la Nocerina sta conducendo per 2-1. Tutta raccolta la Nocerina, la squadra della Nocerina, per poi ripartire con delle ripartenze rapide, puntando su Diachete. Ricamato, Giglio, sempre di spalla alla porta, Giglio può fare ben poco. Manovra alla grande la Nocerina. Di Giacomo, riparte Cassino, ma è lento, poche idee. Punizione a favore del Cassino, Carcione sulla palla, 22:46 secondi, 2-1 a favore della Nocerina, qui al Gino Salvetti di Cassino. A questo punto un pareggio sarebbe più che gradito. Alto di Giacomo. Iniziata la gara sembrava che Cassino avesse le idee chiare per come impostare il gioco, ma evidentemente così non è stato.
palla che viene sempre controllata dalla Nocerina. Petito, adesso il difensore. Ancora la Nocerina in attacco. C'è un giocatore a terra, per il vantaggio l'arbitro fa proseguire. Dammacco, uno degli uomini più importanti della Nocerina, si è rialzato. Perde la palla d'Arbor. Manovra senza particolare ansia la Nocerina. Giacomo, punizione a favore del Cassino. ...19 minuti alla fine della gara, cioè tutto il tempo per pareggiare. La Nocerina, per quelle pochi attacchi del Cassino, è ordinata in difesa e quindi sarà difficile. Ricamato, D'Arbor, buono, è di testa, manca la girata di testa Giglio, peccato, peccato, buona occasione per Giglio. Carcione, peccato, un'ottima possibilità per deviare in porta, ma ha mancato proprio la palla Giglio. Raucci, cross al centro. Calcio d'angolo. Cavaliere sulla bandierina. D'Arbor. Ancora un calcio d'angolo. Sulla bandierina ancora Cavaliere. Calciato, eccolo, di testa, e gol! Cassino raggiunge il pareggio con Lucchese, 2-2 fra la Nocerina e il Cassino. Realizza per il Cassino Luigi Lucchese. Importante questo gol al 28esimo. Pareggia Lucchese.
adesso bisogna stare attenti. C'è tutto il tempo, ma soprattutto la concentrazione, l'abbiamo visto, la reazione del Cassino. Ottimi i cambi del mister Grossi. Quindi il Cassino è pervenuto al pareggio al 28esimo del secondo tempo. Quindici minuti al termine della gara. Bisogna adesso essere razionali, anche se in campo è difficile mantenere lucidità per fare dei calcoli, però per quanto ci compete, secondo il sottoscritto, il pareggio andrebbe bene. Giglio invita Ricamato, poi Ricamato allarga il gioco sulla destra a cercare Raucci, che viene anticipato da un avversario. Dicevamo, bisogna essere razionali e ragionare. Un punto sarebbe importante non tanto per il punto in sé per sé, ma per tenere la squadra della Fragolese alla stessa distanza, visto che il Cassino conduce sulla Fragolese di circa 10 punti, se è giusta la classifica, significa mantenere la distanza dei 10 punti. Non bisogna far guadagnare terreno alla nocerina, bisogna aggredirli, però ci rendiamo conto che la giornata di oggi particolarmente calda, i primi caldi, è chiaro che c'è difficoltà a manovrare e ad aggredire l'avversario. In anticipo Cocorocchio manda in fallo di fondo, si riprenderà con del giudice. Del giudice. L'innesto dei nuovi ha cambiato il volto a questa gara. Ricamato. Giglio Lucchese è riuscito solo a toccare palla. Petito. Che è autore della seconda rete della Fragolese.
aveva toccato direttamente la palla il giocatore Cassino. Picascia non ci è sembrato assolutamente punizione. Parte adesso la punizione, di testa libera, se non andiamo errati, il capitano d'Arbor. Punizione, no, fallo laterale a favore della nocerina. E il Cassino, secondo me, è ringulato di parecchio e sbaglia. Salva ancora del giudice. Attacco la nocerina. Ha spostato all'indietro il rimballo. Per poco ci grazia questo tiro non preciso. Deve spostare Cassino, deve riguadagnare 10 metri al centrocampo. Troppe volte si affacciano i campani in area del Cassino e prima o poi potrebbe soccombere. Bisogna assolutamente riguadagnare un po' di campo. 9 minuti al termine della gara, 2-2 fra il Cassino e la nocerina. Cavaliere. D'Arbor. Fa caldo anche Lucchese, si va a rifocillare di acqua. Restituisce la palla alla nocerina, al Cassino. Carcione per Cocorocchio. Cioè andare in avanti è sbagliato, è sbagliato, è sbagliato. Fallo laterale a favore del Cassino. Sei minuti al termine più recupero. Thank you.
Allora, adesso deve riguadagnare un po' di campo il Cassino, indietreggia troppo, sono anche gli spazi, si sono allargati, questo fa sì che è agevolata la manovra. Cavaliere scambia con Di Giacomo, tutti fermi, giocatore del Cassino, Raucci, riceve Raucci, giovane 2004. Beh, insomma, Diachete, punizione, viene spintonato da Tergo, Diachete, quindi punizione a favore della Nocerina. 4 minuti al termine più il recupero. Bisogna farli tirare da lontano. Buono Cavaliere, non affonda, e nemmeno Raucci. Fraseggia il Cassino, Carcione ricamato, Picascia, Cavaliere, Picascia. Raucci, D'Arbor, Carcione, Picascia. Carcione, ricamato, Cavaliere, Raucci, del giudice. Adesso esce il 16, entra il 21. Entra per Nocerina Martinelli con numero 21 ed esce il numero 16 Esposito. Un minuto al termine, adesso ci segnaleranno il recupero.
4 minuti di recupero, vediamo che il segretario lo comunica, Benito Coppa lo sta comunicando con la lavagna elettronica, sono 4 minuti da recuperare, quindi finirà la gara al 49esimo. Stiamo assistendo all'attacco, un attacco del Nocerina, fallo di fondo, nulla di fatto. Come dicevamo, il pareggio chiaramente potrebbe andar bene al Cassino. Picascia, buono suo alleggerimento davanti direttamente al portiere Bolzone. Manovra, ed è sempre lui, Dionida. Carcione, Di Girolamo. Picascia, scusate. È andato via il primo minuto e mezzo dei 4 di recupero. Quindi 2 minuti e mezzo alla fine della gara. Vi ricordiamo che il Cassino sta pareggiando con la Nocerina 2-2 qui al Gino Salvetti. Le reti sono state messe a segno rispettivamente in ordine cronologico: nel primo tempo all'ottavo minuto Orlando per il Cassino, poi pareggia al 16esimo Dionida, poi nel secondo tempo porta in vantaggio Diechete la Nocerina e pareggia al 28esimo del secondo tempo Lucchese per il Cassino. Fa il suo ingresso in campo per il Cassino con numero 45 Del Vecchio al posto di Antonio Giglio. Del Vecchio che nel suo esordio ha messo a segno un gol lungo rinvio, un minuto al termine. Trenta secondi al termine della gara. Dionida. Cross al centro, respinge Carcione, Corcione capitano. Riguadagna la palla Lucchese, poi Darbor, Picascia, Di Giacomo, ancora Picascia. Ed è terminato in questo istante, contemporaneamente l'arbitro fischia la fine della gara, quindi nulla di fatto, 2-2 fa il Cassino la Nocerina, un pareggio che tutto sommato è giusto. Cassino è andato in vantaggio all'ottavo minuto con Orlando, poi ha pareggiato Dionida, nel secondo tempo invece è portato addirittura in vantaggio la Nocerina con Diachetè e poi c'è stato il pareggio finale del 2-2 con Lucchese, Luigi Lucchese.
Una gara piacevole, tutto sommato ha sofferto un po' il Cassino. Questa è una buona squadra, la Fragolese, insomma, non è assolutamente da... Anche se la classifica secondo noi è falsa, merita qualcosa di più la Fragolese, però insomma è chiaro che scusatemi, la Fragolese, volevo dire la Nocerina, che c'ha 45 punti e si porta a 46 punti, quindi un pareggio che accontenta sia il Cassino, che si avvicina è in rotta di avvicinamento alla salvezza matematica, che dovrebbe avvenire intorno ai 40-41 punti, e la Nocerina, che ha disputato un buon campionato con 46 punti, va a casa con 46 punti. Mancano ancora 7 partite, il Monterosi ci risulta che ha vinto addirittura, quindi è finito il campionato per quanto riguarda l'accesso ai professionisti della C. Sarà il Monterosi a disputare il campionato di C. Ci saranno, si parla di 2 retrocessioni, non ci saranno né playoff e né playout, almeno queste sono le ultime notizie. Ed è tutto da Gianni Ranaldi, che vi saluta e vi dà appuntamento a mercoledì, la gara con la Fragolese, con l'Arzachena, una gara di recupero, quindi mercoledì prossimo si giocherà qui sempre a Gino Salvetti contro l'Arzachena. L'Arzachena che ha 25 punti, il Cassino ne ha 34 con il punto di oggi, e quindi insomma 34 si avvicina la salvezza matematica. Ed è veramente tutto, io vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì. Salve, buona serata con i programmi di Media Centro TV. Una squadra forte davanti, penso da valorizzare questo punto. Mister, una salvezza a 40 punti ci sta, o è, secondo te si è allungata la... Dipende dal discorso, se ne retrocedono 2 dirette come ultimamente sta uscendo su questa cosa, oppure se l'ultima retrocede e 2 fanno i play-out o 4 fanno i play-out, non si sa, dipende da quello. Se è così, credo che a 40 cioè, vogliamo provare a fare le 2 ipotesi, mister. Le 2 ipotesi, la prima è che sinceramente a 11 punti davanti, a 7 partite alla fine, a loro 6, credo che bisogna crollare il mondo se retrocede. Se veramente dobbiamo perdere 7 partite consecutive e loro ne devono vincere 5 consecutive, cioè significa una cosa che ci può stare tutto nel calcio, però penso che sia difficile che succeda. Poi se invece stanno 4 play-out, noi siamo ancora a 7 punti o a 6-7 punti dalla zona play-out e mancano 6 partite, e noi 7 però. Credo che ancora siamo in una posizione, diciamo, di tranquillità, di serenità, però non molliamo, noi non molliamo mai. Vabbè, comunque il campionato del Cassino indubbiamente è positivo sotto tutti gli aspetti, considerando che stiamo nelle prime squadre della classifica generale juniores, quindi voglio dire, la società è più che soddisfatta. Ma io credo proprio di sì, penso che l'inizio, quello che mi hanno chiesto, è quello di valorizzare i giovani e di fare un campionato tranquillo. Penso che noi non siamo stati mai nei play-out, mai mischiati in una zona pericolosa, siamo stati sempre sopra la zona pericolosa, e credo che lo stiamo facendo nel miglior modo possibile e valorizzando tanti giovani, perché il fatto parla chiaro: sul campo noi siamo primi nella graduatoria giovani con 400 punti avanti e gli altri con una partita in meno, cioè significa... L'obiettivo era quello di mantenere la categoria e valorizzare i giovani, sono 2 anni. L'anno prossimo, se qui insomma, procederanno a fare dei lavori, insomma, perché il campo non è agibile, lo sappiamo, si potrebbe... Che cosa potrebbe mancare a questa squadra per puntare, non dico vincere il campionato? Ma io credo che intanto sia importante che mantenere questa società solida, perché questo secondo me è la prima cosa primaria, no? Avere un presidente e una società che secondo me in questa città è solida, e lo dicono i fatti, lo dicono i fatti. E poi finire il campionato, sederci un attimo a tavolino e poi esporre quello che sono le mie idee come tecnico e parlare con la SEO, vedere quali sono gli obiettivi e quello che si può fare di meglio. E noi penso che ne ambe le parti potrebbe, secondo me, con tre elementi importanti, questa squadra secondo me può recitare un campionato medio di alta classifica. Grazie mister. Grazie.